quando in una gara in salita tutti schieravano i loro bei macchinoni e vedevano lei, capivano subito che la gara era solo contro di lei. Ma di lei che cosa sappiamo? Tutto e niente. È un'auto avvolta dal mistero, dagli intrighi, dai furti. Di che cosa parliamo? Un'auto senza nome, la Fiat X19. Sono ovunque e camminano tra noi in modo indisturbato. Sono le automobili. Oggi vi sveleremo un mistero lungo quasi 50 anni. Parliamo delle X-Car. Le X-Car sono delle auto della Fiat che nel nome del progetto hanno la X. X11 era il nome di quella che sarebbe diventata la Fiat 128 e la X12 divenne la Auto Bianchi A112. Prima di parlare della X19 dobbiamo fare un passo indietro fino al 1969, quando qualcosa sconvolge gli animi degli automobilisti. Si tratta del prototipo somigliante a un mix tra una Hot Wheels di fantasia e un rutto su ruote. La Runabout. Basata sul telaio dell'Auto Bianchi A112, la Runabout era una concept car ideata e progettata da Marcello Gandini per la carrozzeria Bertone. Il motore e il cambio erano disposti al centro della vettura e il motore era quello della Fiat 128. Le forme prendevano ispirazione dal mondo della nautica. Infatti il parabrezza anteriore non c'era. Così come neanche i pannelli porta, che erano un unico pezzo con il resto della carrozzeria. Vabbè, era un prototipo, dai, non è che stiamo qui a fare pulci al gerbillo. Fatto sta che questo prototipo fu la base di partenza per nulla, perché alla fine non se ne fece più nulla. Bertone non riuscì a mandare in porto la Spider, perché quando il marchio passò in mano alla Fiat, quest'ultima decise di non metterla in produzione. Ma di lì a poco, sempre in Fiat, si decise di mettere mano alla realizzazione di un veicolo targa, ovvero una due posti coupé con il tettuccio rimovibile, che diventa Spider. Per essere derivata dalla Stratos non ha quasi niente in comune, anzi proprio niente in comune. Effettivamente la sorella maggiore è molto più bella, ma poche auto sono riuscite come la Stratos. Però la X19 in effetti ha il suo fascino. Il frontale della X19 è quasi unico. Ricalca molto quello che era un concetto dell'epoca, fare le auto a freccia per migliorarne l'aerodinamica. Partiamo però da una piccola critica. Questa è la versione americana che ha tutto sta Babilonia qua davanti di paraurti non proprio bello. Se guardate già la versione europea è molto più bella, è accattivante. Il suo frontale ispira già aggressività. Poi apre i fari e sembra, non lo so, una pin-up degli anni 50. A fari chiusi è tutta un'altra storia. Aggressività, il profilo spiovente prima della parte piatta di tutto quanto il cofano e poi il cofano completamente piatto, una sola nervatura per irrigidirlo ed è pure grande, effettivamente era 3/4 del portabagaglio dell'auto. Stai cercando un'auto ma vuoi essere sicuro dell'acquisto? C'è un'unica soluzione per non metterci più le mani sopra e si chiama Car Vertical. Car Vertical è l'unico sito che ti permette di sapere lo stato giuridico, l'odometro e soprattutto il danno di un'auto per cercare di avere un acquisto sicuro, ma soprattutto tanti consigli utili per vendere la tua auto a un prezzo maggiore. Ma vediamo qualche esempio. Stai diventando sempre più vecchio ma hai bisogno di un'auto per andare a prendere la pensione in città? Nessun problema, fatti una bella Alfa Romeo Mito, metti la targa e il codice VIN nell'applicazione e subito qualcosa non va. Odometro e danno, vediamo un po'. Danno? Ma che è danno questo? Ma non scherziamo, proprio due graffiettini non so niente. Però l'odometro vesenculé proprio sotto sotto, perché 123, 213 e poi 100.000, dai, non si può fare. Passiamo oltre che meglio, va. Car Vertical, finalmente sei quello che compri. Briga, aspetta. Ma codici sconto? Giusto, quasi mi dimenticavo. Non è vero, ce l'abbiamo scritta. Se volete avere il 10% di sconto, basta inserire il nostro nome Real Car sull'applicazione oppure sul sito. Cosa fa distinguere un'auto in esportazione da una locale? Il grosso paraurti anteriore che richiedeva l'America per gli incidenti attorno alle 5 miglia orarie e soprattutto queste orribili frecce laterali enormi. Però che cosa abbiamo? Anche una cosa che effettivamente si mantenne con la versione europea, ossia uno splitter anteriore che tendeva a abbassare l'auto funzionale. Certo, sì, però era di plastica e con l'auto che era praticamente alta due palmi da terra credo che ogni fosso quello splitter te lo giocavi presto. La parte laterale è straminzita,
Ma non è che stia minzita perché non è impegnativa nel disegno, nella concezione, no. È che proprio la macchina è piccolissima, il parafango è piccolissimo, gli sportelli sono minuti e la parte posteriore sembra quasi inesistente, sembra quasi un'automobilina a giocattolo, però è il senso dell'auto, piccola, leggera e performante. Il parafango in effetti è la maggior parte è passaruota, dalla parte che va dal frontale fino al posteriore c'è una sorta di rientranza. Successivamente troviamo lo sportello che, essendo incoordinato con la carrozzeria tipo targa, non ha la cornice sul vetro, quindi quando sbatti lo sportello calma e sangue freddo. Poi troviamo al centro la cellula abitativa col parabrezza molto inclinato, la cappotta tipo targa removibile. Poi abbiamo la parte del troncone laterale posteriore, quindi tutto il retro dell'auto, che è più o meno streaming, è tutto passaruota pure quello, è un po' più lungo perché c'è il motore. E poi troviamo il cofano posteriore dove c'è il baule, le prese d'aria laterali che servono a dar aria al motore, la scritta Bertone nel montante posteriore. La parte posteriore invece ricorda proprio quella che è la sportiva, la Spider o la targa in questo caso, tutto quanto il montante che fungeva da roll bar e poi con esso integrato il roll bar interno per la questione di sicurezza. Dietro il lunotto che è incassato troviamo il cofano motore che è in materiale plastico, effettivamente se fatto in acciaio molto probabilmente le alte temperature avrebbero corrotto la vernice in qualche modo. Finita la parte del cofano motore abbiamo il cofano posteriore baule, la targa centrale enorme, nera, sovrapposta, i due fari alogeni per far vedere come un lumino al cimitero che numero di targa avevi, questi che non si possono guardare, i paraurti americani. L'estetica dell'auto la potevano migliorare, ma non più di tanto, perché effettivamente lo standard dell'epoca era questo, anzi come schema fari era abbastanza futuristico, che ritroviamo anche sulla Beta Monte Carlo. Questa parte qua sembra proprio uguale alla Beta. A cavallo del 70-71 Gianni Agnelli era afflitto da un dubbio. Dove ce lo andiamo a pescare un bel design fresco e di sicuro impatto? Davvero complessa questa sfida, vado a schiarirmi un po' le idee facendo quattro passi. E fu così che l'avvocato, facendosi una passeggiata lungo i sentieri del museo di Nuccio Bertone, notò il modello della Runabout, che era ormai un lontano ricordo dell'anno precedente. Egli, osservandola molto da vicino, ebbe l'illuminazione: è lei la nostra candidata per la futura targa. Gli ingegneri si mettono all'opera, il prototipo venne spedito a Torino per essere reingegnerizzato e così il progetto prese il nome di Fiat X1/9. Il 22 dicembre del 1900... A posto, continuo? Rotte le toga, vai, a posto. Vai qui, andiamo avanti. Il 22 dicembre del 1972 venne presentata in Sicilia sul tracciato della targa Florio la Fiat X19, contemporaneamente alla Fiat 124 a Bartrelli. Nome definitivo? Proprio quello, Fiat X19. Non Fiat 128 targa, 128 Bertone o che altro ne so. La domanda è perché? Boh! Ma andiamo avanti. Il telaio deriva direttamente dalla Lancia Stratos, con cui condivideva molte parti di carrozzeria, motore centrale e trazione dalla parte giusta. 75 cavalli per 1.3 litri di cilindrata. E come per la Stratos, la linea venne fuori dalla matita dell'illuminato Gandini. Ma sotto sotto qualcosa stava accadendo alle spalle di tutti. Vennero testati vari modelli per le corse nel silenzio più totale. Tutto lo staff Abarth e Gino Macaluso svilupparono un prototipo per il reparto corse. Motore derivato dalla 124 Abarth da 1840 cc, 200 cavalli di potenza, alimentato da due carburatori doppio corpo e con distribuzione a 4 valvole per cilindro, trasmissione con cambio a 5 marce e innesti frontali e differenziale autobloccante, telaio aggiornato per i rally. Questa bomba atomica dal peso di soli 750 kg che a confronto Oppenheimer o giusto schiattare in Mephisto Man al parco giochi comunale venne iscritta al rally di Sicilia del 1974. Peccato che la brutale erogazione del motore fece durare la gara solo 50 metri prima di fondere il cambio. Al che Giorgio Pianta, navigatore all'interno del reparto corse Fiat, esclamò: ma porca di quella p***a, la tua madre fa il b***a in tangenziale, tuo padre si s***a la nonna e tua co***a
camionisti. Risolti i problemi al cambio, l'auto divenne affidabile, più veloce e facile da guidare della Lancia Stratos. Da quel momento fu chiaro a tutti che non bastava la Stratos a rompere i maroni nel campionato del mondo rally. Adesso dovevano vedersela anche con la X19. La X19 ha un bagagliaio avanti e un bagagliaio dietro, e voi vi chiederete: il motore dove sta? Sta lì più o meno, in pratica a tre cofani. Se volevi mettere qualcosa in auto, ti dovevi spartire lo spazio malamente con quello che c'era. Allora, quello anteriore era stato pensato per prendere la capote e metterla qui, ma se ci mettevi la cappotta automaticamente non ci mettevi più niente, oppure ci mettevi poco quanto niente. Allora che cosa facevi? Se mettevi la cappotta avanti, mettevi il resto dei bagagli dietro. Se invece volevi mettere solo i bagagli avanti, te lo dovevi spartire con lo spazio che c'era dentro. Una piccola batteria, veramente, che è una cosa, no, questa qua ci va più grande, dai, lo sappiamo, proprio economia allo stato brado. Lo spazio è poco, questa parte è poco sfruttabile, secondo me qua sopra ci andava tipo, non lo so, qualche maglia, qualche cappotto proprio infilato. Tutta questa parte non la puoi sfruttare perché c'è il pantografo delle spazzole, il liquido dei freni, la vaschetta dei freni, della frizione. E poi, una volta che avevi deciso più o meno che cosa ti volevi portare, ce lo infilavi. Se la macchina è arrugginita, i panni li mettevi bianchi, li cacciavi marrone, ma non era un problema. Quello posteriore invece che era? Era lo spazio sufficiente per infilare dentro due mutande già smarronate per capire qual era il davanti e qual era il dietro, uno spazzolino senza dentifricio. E via, sulla costiera amalfitana o quella di Termoli perché eri povero. Punto. Qualora tu ci volevi infilare, non lo so, qualcosa di più, ricordati che ci andava più o meno un borsone grande, non andavano dentro le valigie manco a pagarle. Qua dentro c'entrava qualche altra cosa, così, se ti capitava, e dopo te lo dovevi spartire con questa sorta di moquette che ti diceva è finito, qua c'è il motore, e poi un estintore, il crick, e la mitica antenna smotorizzata alta 35 metri che non prende manco Radio Maria sotto la sede di Radio Maria. Fabri! Oh! Ma io non ti voglio dire una cazzata, eh. E non dirle. Allora mi sto zitto, ciao. No, vabbè, comunque ti volevo dire. Ma secondo me, boh, non per fare il pignolo, ma non è che forse quello spazio che tu dicevi servisse per una maglia o un cappotto, non è che forse là ci puoi infilare, insomma, la cappotta? Ma io che ne so, mica ho mai avuto un X19 io. Falla una prova. No, non ho mai smontato il tetto, non rompere le palle. Minchia, che stronzata che ho detto! In pratica avevano fatto questo sistema con quell'incastro, con questa forma, tutto ripreso, perché così tu non perdevi bagagliaio. Ok, bravi. Ti voglio sentir dire. Tu avevi ragione, io torto. Gabriele, tu avevi ragione, io Fabrizio avevo torto. Crepa! Dillo. Crepa! Dillolo. Crepa! Di qualcosa. Crepa. Dimmi l'alfabeto. A, B, crepa. La dirigenza, vista la mole di vittorie che stava ottenendo la vettura, decise di allestire 5 modelli di X19 con motori diversi e soluzioni diverse. Una su tutte, il motore 2000 e il cambio della Beta Monte Carlo. Tanto che al Tour de France la Fiat si presentò con 3 auto e la X19 era talmente competitiva da battagliarsela con Porsche 3000. Dopo i risultati, la Fiat fece omologare il telaio. Il 1 aprile del 1975 Macaluso e Lampredi avevano già redatto il documento di omologa del modello, ma qualcosa in Fiat fece crollare il castello. La Fiat disse di non puntare più sulla X19 per le vendite, ma sulla neonata Fiat 131 e sulla X120 o Beta Monte Carlo. I 5 modelli vennero messi in cantina, ma tutto il know-how venne trasferito sulle versioni da gara delle due auto, come la testa a 16 valvole e le varie modifiche apportate. Cosa diavolo sta facendo la Fiat? Perché non omologare più un'auto così vincente? E chi non voleva la X19 in gara? Tutto questo resta un mistero. Ma torniamo alla nostra versione stradale. Se credete che la storia nelle corse della X19 sia finita qui, vi sbagliate. La Fiat non si perse d'animo e continuò le sue vendite sottoponendo l'auto ad un primo lifting facciale nel 1978. Così, di colpo, quel progetto doveva sparire dai radar. L'auto venne concepita per l'America sin dal principio. Catalizzatore, paraurtoni orribili per i soft crash. La X19 venne esportata negli Stati Uniti d'America, sia con
con motore 1290 centimetri cubici, sia nella versione che nascerà qualche anno dopo, con motore maggiorato a 1498 centimetri cubici. Alimentazione a iniezione, dotata dei dispositivi antinquinamento previsti dalle norme statunitensi e strumentazione con misure anglosassoni, ottenendo un buon successo di vendite. Nel 1978 subì il primo ed unico restyling della sua lunga carriera, con la versione 5 Speed, che richiamava sin dal nome la maggiore modifica, l'adozione del cambio a 5 marce. Esteticamente la vettura venne americanizzata con l'adozione di massicci paraurti in alluminio ad assorbimento d'energia, come volevano le leggi statunitensi del tempo. Anche il cofano motore subì una vistosa modifica per ospitare il nuovo propulsore, gli interni completamente ridisegnati con nuovi sedili ergonomici regolabili e cruscotto di nuova concezione. La potenza del motore cresce a 85 cavalli, la velocità massima arriva a 185 km orari con un'accelerazione da 0 a 100 km orari in 10 secondi. Negli anni 80 in Italia la X19 perse di interesse, se ne vedevano poche, così la produzione venne quasi del tutto deviata verso le Americhe, dove Bricklin, lo stesso che creò quella specie di cataplasma di plastica detta la DeLorean canadese, era l'importatore. Vide anche cambiarsi il nome da Fiat in Bertone X19. Dopo quasi 20 anni di produzione e quasi 170.000 esemplari, la X19 uscì di scena e restò l'unica auto Fiat a motore centrale di produzione e l'unica con tetto scoperto fino all'arrivo della barchetta. Gabriele? No? Fai parte lo spiegone. Perché? Fatti tu e fallo parti. Fai come ti dico io. Lo spiegone. Oh! Che cazzo butti? Lava la cosa ai porci. Vabbè, quella è la roba per lo spiegone, va. Certo. La X19 ha un telaio monoscocca in acciaio e una carrozzeria tipo targa. Targa vuol dire che è il tetto molto piccolo che può essere tolto e messo nel bagagliaio anteriore. Se volete capire come sono le nomenclature delle varie carrozzerie, andatevi a riprendere il video della Matra. Adesso, la carrozzeria poi era stata fatta anche in materiali diversi. La X19, quella scritta tutta a parole dalla Dallara, era un misto acciaio vetroresina. Venne sviluppata anche una carrozzeria in alluminio super leggera, studiata e mai messa in produzione. Potremmo scrivere pagine, pagine e pagine di libri, ma siccome siamo in un video gireremo minuti, minuti e minuti, tanto monta Gabriele, quindi. Esci, ti piace la bala. Quando sei la Fiat e soprattutto che cosa vuoi fare? Hai già in casa un'auto che corre, vince, vuoi riprenderne i calcoli, hai bisogno di alcune cose da lei, chi te lo vieta? Avevi la Stratos, la Lancia è tua. Quando vuoi realizzare un'auto con un telaio senza cappotta, tipo targa, poi ti ritroverai un telaio che torce, flette e rischia di spaccarsi un po' come il Deltone. La Fiat questo lo sapeva, allora che cosa fece? Creò l'auto in base al concetto della targa, ossia già i montanti sul lunotto sono fatti a forma di roll bar e integrato adesso c'è un altro roll bar per la sicurezza e come elemento strutturale. Lo scatolato del sottoporta è forse la parte più evidente di tutte, è stato allargato, maggiorato, irrobustito, perché se non dai spessore al pianale questa continuerà a torcere. Della Stratos poi che cosa hanno mantenuto? L'impostazione. La sorella maggiore in effetti ha un passo che è di soli 2 cm più lungo. La posizione del motore, lo schema interno, il guidatore è prettamente uguale. Ma torniamo a dire, la Lancia è di Fiat, quindi chi te lo impedisce? Chi te lo impedisce? Romiti. Tutto questo ci fa capire che l'auto non era stata creata semplicemente per camminare rasoterra, ma per sfiorare e accarezzare l'asfalto. Ma se la X19 era più performante in gara rispetto alla sua sorella maggiore Stratos per vari punti di vista, questi punti quali sono? Il primo fu la Stratos Zero, prototipo che era sviluppato attorno al motore V4 1006 della Lancia Fulvia Coupé, ma tutti quanti sappiamo come è andata a finire, che alla fine sotto aveva il motore V6 Dino Ferrari. Quando ci fu questo swap, cosa dovettero fare i tecnici? Alzare letteralmente il motore più in alto, perché sennò in aspirazione rischiava di entrare l'acqua. Tutto questo cambiò le geometrie dell'auto. Inoltre lo stesso Sandro Munari affermò che durante i test della Stratos era estremamente difficile da guidare. Andava bene su terra ma non andava bene su asfalto e dovettero riprogettare tutta la tiranteria posteriore, i braccetti. Questo perché se tu letteralmente intorsi
270 cavalli di potenza dietro un'auto che era stata concepita per un 1600 della Fulvia, è normale che dopo tutta la geometria posteriore inizi a risentire dell'eccesso di potenza e di peso. Ed è qua che vi volevo portare. L'X19 da gara montava un motore 1800 elaborato da circa 200 cavalli e, come diceva quello là della Marvel, come si chiama là? Gaetanos. Chi? Gaetanos. Thanos? Sì, quello là, Napoletanos. Tutto perfettamente bilanciato. La X19 aveva una ripartizione del peso che era 47 avanti e 53 dietro, o come direbbe Fabio Noaro, 50 e 50 e un po'. La Stratos, volete sapere che ripartizione aveva? 46% avanti e 54 dietro. Ma di che cazzo stiamo a parlare? Dai, su, dai, basta. Fabri, è quasi uguale. Ma noi siamo su Real Car, drammatizziamo, perché se no non c'è pathos. Avere meno peso, meno coppia al posteriore rendeva l'auto estremamente più guidabile. Ma che cos'è che faceva la differenza tra un telaio che andava bene e un telaio che andava divinamente? La Stratos aveva la struttura che era in acciaio, ma sopra era fatta di vetro resina. La X19 era la struttura della Stratos con sopra l'acciaio saldato, quindi aveva più rigidità torsionale, e ai piloti la rigidità piace tantissimo. A chi non piace la rigidità, no? Quindi avevano una macchina che non si scomponeva, era più bilanciata, più robusta, andava meglio dove voleva lei, era meno sgorbutica rispetto alla Stratos. Questa era la differenza. Però la Fiat disse no, mi dispiace, meglio la Stratos. Oh, perdona, mi sono chitella perché ho peccato. Ho peccato di cupidigia verso la Mercedes. Suca. Che motori ha la X19? Due, basta. 1300 e 1500. Erano della serie Lambretti, derivati dal 128, e poi si sono evoluti anche su altre automobili. Alcuni avevano le specifiche per l'America, quindi catalizzatore, meno potenti, però tutto sommato erano motori di casa nostra. Motori che avevano un sistema di alimentazione dalla stessa parte di quello dello scarico. Non era proprio piacevolissimo, eh. Erano motori con il basamento in ghisa, l'albero a camme in testa, comandato dalla cinghia, il classico motore rivoluzionario di casa Fiat, quello da cui tutti hanno preso spunto per copiare il sistema della cinghia dentata in gomma. È un motore a corsa corta, super quadro, quindi vuol dire che i cilindri sono più grandi rispetto alla corsa del pistone. È un motore che comunque è alimentato a carburatore, i successivi ad iniezione elettronica per l'export in America. Hanno il sistema di accensione ad accensione elettronica, la centralina e la bobina sono da quel lato. La valvola Gino Canister. Poi qui che cosa abbiamo? Oltre ad avere la bocca dell'aspirazione, c'è una cosa che forse non avrete notato. Questa è la bocca dell'aspirazione per il filtro dell'aria, quindi l'aspirazione dell'aria dell'auto. Da questa parte troviamo una cosa che ultimamente corre sulle auto che stiamo recensendo, ossia il sistema di raffreddamento del carburatore per evitare il vapor lock. Se volete sapere che cos'è il vapor lock, andatevi a rivedere il video sulla 1 Turbo. In questo caso che cosa abbiamo? Un mega motore che aspirava l'aria da questa bocchetta verso l'esterno, veniva mandata per questo tubo in cartone e tramite un altro collettore avvolgeva il carburatore e lo raffreddava per evitare ripartenze, sgocciolate, non lo so, condensa di benzina, tutto quello che poteva innescare un barbecue all'italiana. Il motore, ricordiamolo, è alimentato da un carburatore 32-34 Weber. Questo sistema, questo collettore, prende l'aria, la aspira e la invia all'esterno, proprio per evitare il vapor lock. A differenza di uno turbo e Renault 5 che prendono l'aria dall'esterno e la inviano verso il carburatore per raffreddarlo. In effetti che cosa succede? Quando tu prendi e apri il cofano dell'X19 ti aspetti un motore alla 131 Abarth, tromboncini così che compaiono belli cromati, che ne so, pompa di iniezione meccanica, apri il cofano e ti ritrovi il motore del 128 che possa avere 75-85 cavalli. Ci rimani un po' male, però dai, le prestazioni belle ce l'ha. Quelle da gara erano ben altra cosa. 1800, 2000, testa 8 valvole, testa 16 valvole, potenze superiori anche a 200 cavalli, motore della Beta Monte Carlo. Hanno provato di tutto qua sotto, addirittura la cosa più bella era l'Airscope in stile Formula 1 degli anni 70 per prendere l'aria. È stato un vero banco prova, ci hanno sviluppato di tutto qua dietro. Molta di quella tecnologia è finita anche sulle auto future, 131, 037, la Beta Monte Carlo che andava su pista. C'è stato montato di tutto. La cosa che pochi sanno è che la testa della multipla 16 valvole è
plug and play con questo motore. Togli questa testata, ci metti quella della multipla, avviti e te ne vai, e hai un motore a 16 valvole, perché era l'unico motore che era più resistente al metano e al gas rispetto al Prato La Serra. Aglio, Lampredi niente, va avanti inesorabile proprio. Il cambio poteva essere a 4 o 5 marce sincronizzate più retromarcia, addirittura se è 5 marce te lo dice la stessa targhetta Five Speed. Il motore 1003 come il cambio della 4 marce era derivato dal 128, il motore 1005 col cambio 5 marce derivavano dalla Ritmo. Sospensioni a 4 bracci indipendenti, abbiamo il MacPherson avanti con la barra di torsione singola per ogni braccio a puntone, al posteriore un altro MacPherson con la barra di torsione unica che interconnette tra le due sospensioni posteriori. Abbiamo anche molle elicoidali e ammortizzatori telescopici. I freni, 4 freni a disco, una delle poche Fiat a montare 4 freni a disco, è pochissime. L'impianto era idraulico ma senza servofreno, quindi il pedale è durissimo. Le gomme, poteva montare varie misure, il cerchio era soltanto da 13 pollici, avevi le 145, le 165 e le 175. Il cerchio originale era di ferro e come accessorio poteva avere quello in lega. Questi che vedete, no, non c'entrano niente con la macchina, forse l'aveva fregata qualche 500 sicuramente. Se invece volete vedere qual è il cerchio originale in lamiera stampata, eccolo qua, proveniente dalla 131 Super Mirafiori o dal 132. Marmitta catalitica stava a destra, marmitta non catalitica stava a sinistra. E qui vediamo l'estrattore per l'aria posteriore. Due corpi non possono occupare lo stesso spazio nello stesso momento. Questo sapete perché? Perché se entrassi io nell'auto automaticamente non vedreste più niente dell'auto. Quindi meglio che sto fuori inginocchiato in preghiera qui. L'abitacolo della X19 effettivamente come impostazione è uguale a quello della Stratos. C'è poco spazio perché è una macchina prettamente sportiva e se sei alto meglio che ti seghi il busto perché se no stai male. I pannelli porta erano i classici pannelli porta della Fiat degli anni 70, un pezzo unico rivestito. Ringraziando Dio c'è un solido bracciolo che ti permetteva di chiudere la porta. Nel posto più sbagliato possibile c'è l'apertura della porta, però l'auto è talmente bassa, guardate, a fil di culo avete il battitacco che aprire è praticamente come mettere la mano dalla, guardate qua, è a livello tasca maniglia. Qui in questo caso abbiamo la manovella. Io comunque ricordo di alcune auto per l'America che avevano gli alzacristalli elettrici, non vorrei dire una fesseria ma è così. Il pannello poi è fatto di una vinilpelle bianco ghiaccio, bianco sporco o soltanto vecchia, non lo so, ma credo che sia piuttosto color crema. Le sue impunture ricalcano un disegno un po' spaziale per l'epoca. Questo che vedete attorno alla manovella sono sempre le impunture, ragazzi, anzi aspetta, queste non sono impunture, queste qui sono dei disegni termosaldati. Passava una piastra sopra la pelle, più che altro gomma, con la pressione e il calore rimaneva questo disegno e questa forma. Sopra che cosa troviamo? Un deflettore, ma che non si apre. Avevano fatto questo disegno perché così non dovevano fare un vetro che fosse della dimensione completa di tutto quanto lo sportello, ma così era soltanto metà, costava di meno ed era più agibile. Muovere questo qui sarebbe pesato 50 kg solo lui. Tutto il cruscotto è ben altra merce. In effetti se ci fate un po' caso, sia le Ritmo sia le auto di quell'epoca avevano un disegno più o meno simile, la base di un cruscotto e il quadrante con gli strumenti appoggiato sopra a mo' di quelle sveglie che andavano sulle testiere del letto. Essendo una versione americana troviamo tutte le spie in inglese, manca soltanto che troviamo Fiat in inglese. Quindi abbiamo per esempio come il freno a mano c'è scritto brake, sembra di vedere un po' un cruscotto delle auto americane. Il fondo scala dei chilometri orari, che è in miglia orarie, cioè ci sono le miglia orarie in giallo e i chilometri orari all'interno, molto ottimistici, 220 km orari. Nel primo strumento abbiamo il voltmetro per la batteria, la temperatura in gradi Fahrenheit, devono essere sempre al contrario di tutti sti cazzo di americani. Abbiamo giustamente il contamiglia, il contaparziali in miglia, lo strumento per la benzina che è mezzo serbatoio pieno, un serbatoio pieno, ma vabbè va. Ringraziando il padre eterno, Veglia Borletti ci ha lasciato il contagiri bello in italiano, dai, quindi i giri sono uguali. Passando dall'altra parte invece verso il tunnel centrale, ma quanto sono brutti in culo i pulsanti dell'aria condizionata, ma guarda qua, dai, cioè, non, brutti proprio, sembrano quelli delle auto americane proprio di bassissimo livello, quelle Oldsmobile che nessuno voleva, manco la Oldsmobile. Scendendo, vano per lo stereo, le due bocchette per l'aria con la scritta in inglese che ti dice che cosa
devi fare e come si usano, perché sono sempre tutti sapienti gli americani. Sotto le bocchette della reazione poi troviamo dei bottoni che sembrano usciti direttamente dalla serie Spazio 1999. Abbiamo l'Hazard, lo sbrinatore dell'1.8, luci del quadro strumenti, il reostato che sembrerebbe regolare la luce degli strumenti, invece regola soltanto la luminosità di questi tasti, cioè un tasto senza senso. Poi abbiamo interruttore per le luci, però a tre posizioni, così è spento, così ci sono le luci all'americana, e da quest'altra parte sul rosso abbiamo i fari anabbaglianti. Se volete invece accendere proprio i fari, l'interruttore sta qui. Il tunnel invece si conclude con il freno a mano e la leva delle marce che sembra una cloche di un aereo. È futuristica. Com'era il verso? Pichu pichu. Il cruscotto poi dall'altra parte ha un semplice portaoggetti, sembra un po' quello derivato dalla Ritmo. E ci sono le bocchette per la prima volta messe, sicuramente ce l'avevano dentro e non sapevano dove cacchio metterle, le hanno messe infatti alla rovescia, ma ci sono anche delle cose che fanno rabbrividire se ci pensate. Tra prima e seconda serie poi troviamo gli interni della prima serie che erano più spaziali, più belli, e quelli della seconda serie che invece erano un po' più ferrarosi. Qui invece troviamo quelli che sono di similpelle con degli innesti in tessuto che in teoria dovrebbero rovinarsi meno, ma secondo me non è così. Altre chicche? Allora, dietro questo sedile c'è il pannello per la ruota di scorta. Aspetta che non ho visto bene l'orecchio. C'è il cerume? No, è pulita. C'è un tappo apposta. Oh, mosi. Oh, è certo. La ruota del 132 come ruota di scorta. Se poi vogliamo fare ancora più gli sbruffoni, due casse posizionate praticamente sopra quello che è il serbatoio, perché qui dietro c'è il serbatoio. Aspetta, voglio farvi vedere prima un'altra cosa. Come perdere soldi in compagnia? Vabbè, ma sono solo 18 euro. Dicono che la Fiat sia ladra, sì, è un'auto che ti frega i soldi, guarda. La maniglia... No, scusa, ho sbagliato. In concomitanza con la Stratos riprendeva la maniglia per aprire il cofano anteriore, le due maniglie che aprivano i due cofani posteriori, il gruppo fari, proprio la scatola dei fari dove vedete anche la parabolica, era proprio derivato della Stratos. Fabrizio, oh, è arrivato quel momento del video. Ossia? Non inquadrarmi così che sembro bello poi. La camporellabilità. Dentro. Impossibile. Allora, come disse Angiolina Jolie, fuori in 60 secondi, fuori c'è una Caterham 442, andiamo a lucidargli il cofano? Se invece Angiolina era Angiolina Gelini italiana, avrebbe detto fuori c'è un X19, andiamo a lucidargli il cofano? Però scusa, Che? Se la cappotta non ce l'hai. Non lo so, con qualche acrobazia potresti azzardare qualcosa, non lo so, boh. Ma... è funambolica la cosa, non lo so. Chiediamola agli iscritti. Oh, mi astengo. Pure io. Non è un'auto ambitissima e non è neanche un'auto conosciutissima. Nonostante tutto, tutto il ragionamento va in barba perché continua a costare. Comunque, raga, i prezzi sono alti. Dopotutto non è che ne hanno prodotte chissà quante. Restaurarne una comincia a essere dispendioso. I prezzi sono alti anche per i ricambi. La meccanica, tutto sommato, non è esosissima perché è in comune con altre auto, ma i pezzi esterni sono specifici come vuole la tradizione e alcuni pezzi degli interni vengono dalla Stratos. Volete una versione consigliata? Ci sarebbe la Abarth stradale, mai prodotta. Volete una versione Abarth casomai sportiva? Sì, c'è, ma al costo di qualche centinaia di migliaia di euro. Diciamo che se vuoi farti male lo devi fare alla grandissima, se no non farlo. Se volete una versione alternativa perché siete degli italioti, quindi non volete Fiat, c'è la Matra 530, la Triumph TR7 o la comunissima Porsche 914 chiamata Porsche dei poveracci. E adesso passiamo ai difetti. La 1003 aveva il brutto vizio di surriscaldarsi. In pratica la Maserati Biturbo Sant'Antonio e il camino di casa mia avevano una cosa in comune: il fuoco. Una cosa che ho notato è un problema all'impianto di raffreddamento di cui soffriva quest'auto. Non era tanto il radiatore, che tutti definivano sottodimensionato, ma i tubi dell'acqua che andavano dal radiatore al motore dietro, che erano enormi e portavano un botto di litri d'acqua, e se non si mai perdevano lasciavano spazio all'architettura di una ruggine molto creativa. La rumorosità dell'X19 ve la diciamo dopo, è una cosa che apprezzeremo meglio sulla
prova su strada, va. In faria scomparsa, raga, era una cosa oscena. Si inceppavano, chi sale, chi scende, chi non sale, chi non scende. Tutti quanti a insultare la Matra 530, ma almeno loro i fari li avevano fatti bene. Alcuni proprietari hanno lamentato noia all'impianto elettrico. Te che novità dalla Fiat, tu. I cavi si seccavano, i relè non funzionavano, le plastiche si indurivano e qualcuno poteva prendere fuoco anche. X19 e dissipazione del calore sono due parole che non possono stare insieme nella stessa frase. Infatti, carburatore, tubicini che perdono, perfetto, poco poco la benzina va giù, tocca gli scarichi e ciao. Un difetto che aveva la 1500 era questo scatolato qui. Ok, questo pannello di rinforzo con una grata per la ventilazione sulla 1300 non c'era, sulla 1500 c'era. Se non si mai si infilava l'acqua perché lavavi la macchina oppure c'era un'infiltrazione da qui, qui dentro si faceva proprio il pantano dell'acqua. E la cosa divertente è che qua sotto c'è la centralina dell'accensione elettronica, quindi rischiavi di non andartene più a casa. E dove andavi? Per non farci mancare nulla a livello di infiammabilità, poteva mancare il serbatoio posto tra il motore e i sedili con il tappo che sta giusto piantato dietro un piantone? No. Dobbiamo sfatare un po' il falso mito della 1500 che non raffreddava bene. Il radiatore davanti è generoso, le branchie laterali fanno entrare aria nel motore e l'aria si dissipa bene verso il basso. E poi anche i tubi grandi con tanta acqua di portata dal radiatore verso il motore facevano sì che l'acqua si raffreddasse per bene. Attenzione però, prendere fuoco è una cosa, raffreddarsi è un'altra. Non è che se questa qua si raffreddava male prendeva fuoco. No, questa prendeva fuoco per la benzina che cade sopra il carburatore, i collettori di scarico, impianto elettrico fasullo e qualche altra cosa. Invece il non raffreddarsi faceva sì soltanto che si alza la temperatura, esce il fumo e si ferma la macchina. Sia per i suoi tempi sia per i tempi moderni è un'auto talmente bassa che se un'altra auto ti viene di fronte ti spara flash a quei fari. È inutile, i fari stanno alla tua altezza, cioè guardate i fari quanto stanno alti rispetto a me, sono più alto io che i fari. Ci ha detto il proprietario che oggi al casello poteva tranquillamente passare sotto la sbarra del casello e andarsene via. Mi è venuta in testa subito una cosa, c'erano delle auto che servivano a passare oltre la sbarra del muro di Berlino. Si poteva fare tranquillamente anche con questa, bello, andavi dritto e te ne andavi. C'è gente che spende un sacco di soldi per fare la modifica dell'occhiolino sulla MX5, invece Fiat te lo dava di serie dopo qualche anno perché si rompeva, uno scendeva, uno no. Ruggine, e vi starete chiedendo, ma non è una cosa che è già detto nei difetti? È un termine che qui assume delle tinte un po' strane, perché le export, quelle mandate in America, venivano verniciate con 5 strati di vernice e una zincatura particolare e non arrugginivano con questa facilità, quindi erano molto meno biodegradabili. Quelle italiane ci tenevano all'ambiente, non erano fatte con lo stesso trattamento americano, quindi tendevano ad essere più compostabili. Ma perché alla X19 rimase il nome del progetto? Vedete, è una questione di commercio e lancio, ossia, a quanto pare l'idea commerciale di associare un nome ad un'auto che poi era una 128 Cabrio non entusiasmava i molti. Bertone volle usare, quindi lasciò il nome del progetto X19 perché era più futuristico, faceva figo, fa più futuro distopico, quello da intelligenza artificiale, jetpack, due soli miliardari che per risolvere i battibecchi si sfidano in un duello di MMA. Meno male che al giorno d'oggi non è così. Sapevate che poteva essere scritta ASI prima dei 30 anni di età come prototipo d'epoca? Per avvalorare la tesi che quest'auto non è mai uscita dallo status di prototipo e non di macchina davvero ultimata. Venne pensato anche un prototipo turbo per il gruppo 5, ma rimase soltanto un abbozzo. Però degli scoppiati non è che se l'ha sottenuta per loro sta cosa qua. Infatti hanno preso il motore della 1 turbo e l'hanno infilato qua sotto. Sembrava di avere un razzo Starship sotto il culo, nel senso letterale, cioè esplodeva poco dopo la partenza. La Dallara, in accordo con Fiat, realizzò una decina di esemplari chiamati X19, scritto proprio con le lettere, non più coi numeri. Si trattava di una versione prettamente da gara, molto bella, che montava in essa un motore 1300 da 192 cavalli con iniezione meccanica Google Fisher e successivamente un motore 1600 sempre di iniezione meccanica con oltre 200 cavalli. Di diverso aveva la carrozzeria estremamente allargata, i fari non erano a scomparsa, dentro era soltanto roll bar e un sedile, e fecero anche qualche fotografia per il lancio commerciale, ma effettivamente rimasero soltanto così, rimasero piantati al palo commercialmente. A
Abarth approntò 5 modelli per lo sviluppo di un modello stradale e soprattutto per le versioni da gara. Di quei 5 modelli compaiono delle foto con un sesto modello di cui non si è mai capita l'origine, la fine. Noi l'abbiamo chiamata la donna in bianco, però effettivamente di quell'auto se ne sono completamente perse le tracce. Qualcuno dice che sia un prototipo che serviva per il modello stradale, qualcuno per pezzi di ricambio, una versione laboratorio. Non si è mai capito nulla, non è mai trapelato nulla e anche su varie riviste e giornali dell'epoca non si sa nulla. Spiegone, dai! Lo spiegone! Nel 1971 venne presentata sotto gli occhi di tutti non l'X19 a cura di Bertone e Fiat, un modello di Alejandro De Tommaso denominato 1600 Ghia. Raga, non era un modello che gli assomigliava, era proprio la X19 sputata! Inspiegabilmente non ci furono processi, noie, cazzi e mazzi. Voi vi direte perché? Effettivamente non lo sappiamo neanche noi. Sembra quasi che le due compagnie seguirono ognuno la propria strada. Vi ricordate quando ho detto qualche secondo fa inspiegabilmente? Mentivo. Il furbissimo Alejandro De Tommaso, che all'epoca era capo della Ghia, decise di prendere Tom Thiard e dirgli: senti, vai un secondo a copiare il progetto della Fiat per una nuova sportiva che stanno a fare, fai come ti dico io, vai vai. Così partirono i preparativi per cercare di fare la cosa in maniera veloce, zitta zitta e a tempo di record. Nuccio Bertone, quando vide la cosa, era sciocco basito. Il problema erano i giornalisti, che non sapevano se ridere, piangere oppure evitare gli schiaffi di Nuccio. Di lì a poco della Ghia Spider 1006 non se ne seppe più nulla. La Ford era già proprietaria della Ghia, quindi se l'ha preso rinsaccoccia perché il modello non venne più lanciato. Nessuno riuscì mai a capire il gesto folle del progettista italo-argentino e manco Tom Thiard che l'aveva fatto. Cioè, quasi sono scritte teorie, complotti, leggende, ma nulla, mai. Dopo 50 anni il registro Fiat ha deciso di pubblicare le memorie dell'ingegner Dario Trucco e da lì si è scoperto il trucco, nel vero senso della parola, ragazzi. De Tommaso aveva da poco acquistato la carrozzeria Vignale, che produceva la 850 Vignale, detta Vignalina, che era basata sulla meccanica della Fiat 850. Ciò accadeva nello stesso stabilimento dove De Tommaso avrebbe dovuto poi produrre la De Tommaso Pantera. Iniziarono ad esserci problemi perché ci fu una crisi generale e De Tommaso rimase inascoltato e lì dentro lui ci avrebbe dovuto fare la De Tommaso Pantera, quindi rischiava di perdere capre e cavoli. A quel punto che cosa successe? In quel periodo De Tommaso riuscì a vedere la scocca prototipo della X19 e da lì decise di copiarla, minacciando la Fiat che avrebbe presentato il prototipo prima della Fiat stessa, e così, guarda caso, le sue preghiere divennero ascoltate e così lui riuscì a produrre anche De Tommaso Pantera in quello stabilimento, se no chiudeva baracchi e burattini prima del tempo. Era questo il motivo, puro e semplice. Soldi, soldi, soldi oppure money! Gabriele, passami l'acqua e c'ho sete. Ha driftato. Porco cane. È impossibile sta macchina, è impossibile. Ma come va la X19? Allora, già entrarci è un problema. Se sei alto, due problemi. Innanzitutto partiamo dal volante. Il volante sta qui, i pedali stanno là. È un po' proprio come la Stratos, incredibile, cioè sotto questo aspetto non cambia nulla. Abbiamo un volante che già di per sé è abbastanza grande perché lo devi manovrare, ma se già vai a fare una manovra, va la mano, se vuoi girare a destra è alquanto problematico, a sinistra già vai meglio. La corona è tutto sommato buona, sta bene, non è un problema vedere tutto quanto, ha il suo ingombro ma tutto sommato è normale. L'unico problema è che dalla corona, dalla parte dello spazio interno della corona, io non vedo del tutto bene quello che c'è. Il contagiri che vedo soltanto 1000, 2000 e 8000, non vedo altro. Dall'altra parte c'è il voltmetro, non lo vedo perché è coperto dalla corona dello sterzo. Rispecchia in pieno quella che dovrebbe essere la sorellona, che è ancora peggio. Lo sterzo è duro,
in manovra è qualcosa di abominevole. Per uscire da un parcheggio hai bisogno di una forza erculea, quando invece devi uscire dalla macchina hai bisogno di uno sforzo sovrumano per sollevare erculeo. Invece in marcia lo sterzo tutto sommato è regolare e inizia a trasferire le emozioni vere, perché qualsiasi cosa si pari da... scusa una seconda, pezzo di merda, è un tafano, non scherzà. Lo sterzo, quando si tratta di trasferire le emozioni, diventa qualcosa di unico, perché l'auto era stata concepita per andare forte, per andare, per essere comunque una spider, una sportiva, e trasferisce tanto, è sensibile, non è lento, è reattivo, lascia intendere cosa sta per fare l'auto in determinate situazioni. Se portata al limite, la prima cosa che ti dice che l'auto è al limite è lo sterzo, ti fa capire se c'è un sovrasterzo, un sottosterzo, senti proprio il volante che si alleggerisce troppo, e allora tu la butti in una curva, sei in sovrasterzo, senti automaticamente che c'è qualche cosa che non va, allora lo sterzo si alleggerisce. Se in sovrasterzo lo senti che ti scaccia dall'altra parte il volante, quindi tutto sommato è il primo traguardo che fa capire al guidatore che cosa non sta andando della propria guida. La pedaliera invece, ragazzi, qua è una barzelletta. In pratica i pedali sono sottilissimi, se hai un piedone e hai la pianta larga problematico, raga, è problematico, perché prendi due pedali in un colpo solo. Se non stai attento e ti capita il piede male, lo infili tra i due pedali e ti farai molto male, ma al contempo hai una frizione dura, un freno altrettanto, l'acceleratore che è abbastanza duro, però quantomeno è insensibile. Non è proprio questo arco di sensibilità, cioè se lo sfiori la macchina non parte, ti lascia più un modo di erogare meglio la situazione, ti dà un po' più di spazio di manovra. Cercare le marce comincia a essere veramente un'impresa epica. Prima e seconda le inserisci facile, è perfetto, già trovare la terza e la quarta comincia a essere problematico. Questo è il leveraggio, ce l'ha nuovo ed è duro, quasi incomprensibile. La retromarcia è un discorso a parte, non la troverete mai, è un po' come Mordor, o vi fate un viaggio per la terra di mezzo o se no non la troverete mai, sarà un calvario. Però la rapportatura è azzeccata. Lo scarto tra una marcia e l'altra è di circa 1000-1200 giri come rapportatura indovinata, anche per il piano stradale. Se tu vuoi camminare su strada oppure vuoi farti un viaggio, la quinta è giusta. Le altre quattro marce ti fanno divertire di più. Se poi decidete di andare in montagna, credo che prima, seconda e terza vi faranno divertire parecchio. Lo scarto che c'è tra la seconda e la terza è molto lungo. Ci sono stati cambi della Fiat, come quello della Ritmo 105 TC, che aveva una seconda e una terza molto ravvicinate. Qui non tanto, è un po' più lunga, ma visto il peso, l'aerodinamica dell'auto, la validità del telaio, non se ne risente più di tanto. L'assetto? Raga, l'assetto è tutta la X19, è quanto di meglio si possa avere da un'auto. In pratica tutta la telaistica è qualcosa di sopraffino, poche auto si possono equiparare a questa. È la classica spaccaculi della Fiat, che la vedi così piccola, sembra quasi birichina così, però non desta timore. Se la sfidi con una auto più grande le prendi in testa tranquillo proprio. Ha una ripartizione del peso che è 50 e 50, e come direbbe Fabio Noaro, 43 e 57, per essere più precisi, 43 avanti, 57 dietro ovviamente. Quindi avere una ripartizione così, una ripartizione ideale, con il peso al centro dell'auto, sia telaisticamente sia a livello di motore, che è un motore che sta sempre alto di giri, ti spinge a fare la saponetta, ossia a prendere l'auto e spingerla al limite sia del limitatore del motore sia al limite del telaio durante una tirata sulle curve di montagna. Ti ci porta sempre, ti spinge proprio lei, perché più acceleri e più senti che sotto al culo non ti parte. Solo a guidarla così ti diverte, anche perché stai raso terra. È bellissimo, perché se apri lo sportello puoi prendere tranquillamente l'accendino che è caduto a quello davanti, tocchi l'asfalto, l'accelerazione e la ripresa. Il 1500 è quello più rotondo, il 1300 è quello che sembra essere più cattivo, però di base sono motori nervosi che tendono a stare sempre su di giri. In effetti era un'auto che girava attorno ai 10-12 secondi, 13 secondi di accelerazione, non era poi così malvagia, a pochissima potenza, ma l'auto è leggera. Avere questa cavalleria ridotta ma col poco peso fa sì che anche la ripresa sia ottima. Se adesso la metto in quarta e sto a 1000 giri, vibra tutta,
però se affondo riprende che è una meraviglia, perché l'auto non pesa nulla. Ecco perché si sono potuti permettere una rapportatura di cambio anche un po' più lunga, perché così la si sfruttava meglio e l'accelerazione e la ripresa ne risentono fortemente. Comfort, sei seduto praticamente sul pianale, a quattro dita da terra hai tutto l'asfalto, quindi non è che deve arrivare la ruota nella buca per capire che c'è una buca, ci arriva prima il tuo culo e lo capisci da solo, poi lo capisci la ruota. Per l'uso urbano è dura, è scomoda, già se devi entrare e devi uscire è un problema, hai il motore dietro la testa, te lo senti un continuo. Sì, c'è gente a cui piace sentire il motore una continuazione, ma farti un viaggio con questa cosa è snervante, è proprio inenarrabile, ti smonta il cervello e le orecchie. Però tutto sommato i sedili sono abbastanza comodi, sì, sono avvolgenti, misto tra avvolgente e sportivo, ma finisce lì, perché tutto il resto, posizione allo sterzo, pedaliera, cambio, durezza, la fanno diventare un'auto estremamente scomoda. C'è chi ci si è abituato e ci ha fatto anche viaggi dal Molise alla Svizzera, ne ho conosciuto uno. È un'auto per chi è innamorato e come ogni persona che è innamorata passa sopra i difetti. Rispetto alla Matra 530, più o meno da dove il concetto di quest'auto deriva, la Matra aveva il motore dentro l'abitacolo con il coperchio di ghisa, questo invece il coperchio del motore ce l'ha fuori, quindi già un po' meno rumorosa, giusto per chiudere il concetto. A livello di visibilità, ragazzi, non ci siamo, è un'auto stramba, dall'esterno sembra un'auto gigantesca, ti metti dentro ed è una micro machine, dal piccolo lunotto posteriore non si vede niente, praticamente sì, io dallo specchietto vedo, c'è abbastanza spazio per vedere dietro, ma quando si fa una manovra non si riesce a capire di preciso qual è l'ingombro dell'auto, quindi parcheggiarla diventa anche difficile e più difficile. Un'altra cosa che ho notato, manca lo specchietto a destra, quindi se vuoi fare le manovre in stile ducatista, non quello con la moto ma quella col ducato, non ce la fai, cioè è inutile, è una macchina che da questo punto di vista, mo ho capito una cosa, lo sai Gabriele? Mo l'ho capita. Sì, sì, dimmi tutto. Non stavo dormendo, vai. Ah, assolutamente. C'era una teppa di X19 per un periodo a Boiano. Ho capito il perché. Quando le parcheggiavano sempre a cazzo di cane. Volevi dire a spina di pesce? A coda di gatto, allora. Gli ammortizzatori. Va bene che il proprietario ha detto che questi stanno qua sotto dal 79. È ok. Quindi qualche colpetto in più te lo fanno sentire. Ma letteralmente, qualsiasi buca, avvallamento, quelli che buttano l'asfalto a terra, che lo posano, fanno una linea di asfalto e la congiungono con l'altra, se io faccio così con le ruote a cavallo di questa linea, io le sento, riesco a sentirle, cosa che, che con un'auto qualsiasi non sentiresti mai. E figuriamoci se non sia mai ti fai il weekend sulla Trignina piena di slabrature dell'asfalto, fossi, crateri lunari. Questa t'ammazza, ogni colpo è un colpo alla cervicale. Se entri di 1,80 m, dopo una serie di fossi la tua colonna vertebrale sarà più corta di 10 cm, questo è garantito. Questi sono solo tombini poggiati nell'asfalto, cioè sono al livello dell'asfalto, guardate, li sto prendendo tutti, sono in piano, esci praticamente dall'auto, verrà fuori un essere ignobile che è 1 metro di gambe con la schiena attaccata direttamente, con la testa attaccata direttamente al bacino, una cosa immonda. Una testa di cazzo in pratica. In pratica sì, testa e cazzo. Vuoi fare una cosa? Fallo fare all'intelligenza artificiale, vediamo se esce, va. L'uomo che guidava l'X19, l'uomo senza busto. Può sembrare strano, ma è un'auto che frena abbastanza bene. In base a quello che è l'auto, leggerezza, non molta potenza, gomme che in effetti sono piccole, sì, però sono abbastanza larghe per l'auto, perché non ha bisogno di chissà che presa a terra. La macchina frena molto bene e non ha manco il servofreno. Non avere il servofreno fa sì che la macchina diventi molto dosabile. In una curva, se devi fare una pressione, devi mollare, devi rifare una pressione ancora più leggera, il freno sarà sempre più preciso, solo che ci vorranno 8 persone per spingerlo. Se poco a poco sbagli a prendere l'acceleratore o la frizione, fai questo, li prendi tutte e due insieme, prendi acceleratore e freno, frizione e freno, e dai il colpetto di freno, diciamo questo con l'acceleratore, perché con la frizione rischi di fare questo, che è ancora più forte, sperando che non ti singuli nessuno nel traffico, come è già successo a qualcuno. Il rettilineo tutto bene, vi faccio vedere cosa succede se girate a destra, inquadra qua, giri a destra, io non ho letteralmente spazio,
dobbiamo mollare lo sterzo. Pulsare di benzina era il, un optional di serie. Cioè era un optional, non era di serie. Si chiama optional di serie, ti può sembrare strano ma è così. Perché quello è un accessorio che non è detto che possa essere stato studiato per un'auto. Quindi loro lo chiamavano optional di serie, che non è, non è una dicitura esatta. Molti lo dicevano ma era sbagliato. Era un accessorio di serie. Sta macchina va meglio se fai questo. Sarebbe? Tra un cambio di marcia e l'altro, a salire o a scendere, basta dare un colpo di acceleratore anche a frizione premuta, le marce entreranno un po' meglio. Stile di guida, sei un uomo? No, sei una donna. Può sembrare strano, signori, ma è così. Questa era un'auto che piaceva alle donne. Raga, comunque sia, voglio capire una cosa. Perché siamo passati da quest'auto, che era un'auto che piaceva alle donne, anche per le donne? Ricordiamo che in Terminator 2 ce n'era una nera guidata da una donna, quindi la prova è lampante. Siamo passati a far credere che la Y10 e la Y sia l'auto fatta per le donne, quando anche questo tipo di auto era un'auto che andava bene per le donne. Perché? Perché avete fatto sto tipo di marketing? Questa andava bene. È la macchina da donna alfa, dai, ci sta. Progetto X19, un nome che se non lo conosci può sembrare quello di un'auto enorme, stratosferica, potente. Poi la guardi e dici, beh, che è sta cosa qua? Sembra l'auto della parrucchiera. Invece quando poi ti metti sopra e la spingi al limite, ti rendi conto che è un'auto che può tranquillamente sculacciare auto più grandi e moderne. La guardo e penso ai risultati di gara, ai progetti futuri, al fatto che era un'auto che potesse vincere ancor più della Stratos, e poi venne bannata per auto che commercialmente vendevano di più. Pensa agli inglesi che avevano quell'arnese di Triumph TR7, che rispetto a questa qui era un'auto studiata anche a tavolino. Penso ai tedeschi con quell'aerosol schiattato di Porsche 914. Penso ai francesi con la Matra M530, che seppur ottima sembrava già incidentata dalla fabbrica. Ma noi spiazziamo tutti quanti con un 128 girato al contrario, con un muso semistratos e una secchiata di bulloni avanzati da chissà dove. Ma forse alla fine il pensiero di avere un'auto che rasenta la perfezione a livello di guida, che su strada era performante, che in gara era estremamente vincente, vince su tutto. Se poi mettiamo anche che l'auto non aveva un nome, era avvolta dal mistero, vuol dire che forse abbiamo un'auto estremamente intrigante. Se sei arrivato a questo punto, vuol dire che quello che stiamo facendo ti piace. Ne vogliamo approfittare per ringraziare le persone che si abbonano tramite i super grazie, gli abbonamenti direttamente su YouTube e la nostra pagina ITP, di cui trovate il link in descrizione. Un grazie anche a tutti coloro che ci prestano le auto e quelli che ci trovano le auto. A proposito, se volete segnalarci un'auto, c'è la mail qui sotto. Ma grazie soprattutto agli haters che ci riempiono di critiche non costruttive e di insulti velati. Grazie. Anche grazie a voi cresce l'engagement del canale. E ultima cosa, se volete supportarci ed essere fashion, realcarstore.it. Merda! Chi è? Chi è? È una testa di cazzo di cane, una testa di cane. È una testa di cane. Si fa così. Che cazzo fai, Fabrini? Sto tirando con uno scooter. Ma quello si è cagato sotto. Certo che si è cagato sotto, fa le curve ad minchiam. Si dicesse che non arrugginisse. Spiega, Brie. Aspetta, mi sa che ho detto una stronzata. Mi si stanno arroventando i pantaloni. Se non muoio prima di dire sta cosa, forse ce la facciamo. Aia! È un tizio. Magari. Quella? L'hai detto tra le righe. E quello era lo scarico. Ok. E di lì si scoprì il tu. Mi devo capire nel naso. Gargoyles. Che cazzo ho detto? Apri il cofango. Il motore dov'è? Mo, dai, quanto ne vuoi sapere? C'è stato montato di tutta e il cambio poteva essere a 4 o 5 marce sincronizzate. Fangulo, aspetta, vai. Perfetto.